tutti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Questa settimana partiamo dalla famiglia, non potrebbe essere altrimenti, il 29 gennaio, la festa diocesana appunto della famiglia. E allora sono con noi e li ringrazio Paolo Zambon, che è corresponsabile del servizio diocesano per la famiglia, benvenuto. Buongiorno. Corresponsabile perché corresponsabili sono anche la moglie di Moglie, Paolo vero. Zambon, Maria, e Don Massimiliano Sabbadini. E poi la signora Simonetta Perelli, che è del Buongiorno. coordinamento diocesano proprio di pastorale familiare. Buongiorno a Quindi tutti. potremmo dire così, persone informate dei fatti. Sono tante le cose di cui parliamo, vogliamo parlare. E allora inizio subito. Qual è il titolo di questa festa 2023 e che cosa avrete voluto indicare con Sì. questa tematica? Beh, intanto ringraziamo di essere ospitati ancora qui. Il titolo, Annunciate con gioia la bellezza di essere famiglia, è un po' una frase centrale del mandato del Papa. L'anno scorso, per la pastorale familiare in generale, nazionale, mondiale, oltre che al richiamo dell'Amoris Laetitia, c'è stato anche il 10° incontro mondiale delle famiglie a Roma. Certo. E alla fine di questo grande evento, il Papa ha proprio emesso un mandato missionario alle famiglie. E noi, per non far spegnere i riflettori su questi grandi Certo. avvenimenti, ci sembrava bello che Ecco, la quest'anno si frase sta lavorasse. scorrendo. Annunciate con gioia la Gioia e bellezza bellezza, di essere famiglia. famiglia. Esatto. Ci sembrava importante non far spegnere totalmente, come dire, i fari su questo grande avvenimento, e allora abbiamo scelto il titolo per la festa della famiglia diocesana e anche per dei momenti di formazione. Cioè, se un operatore mi chiedeva su che cosa possiamo lavorare, ecco, sul mandato, ma basterebbe già questo titolo per approfondirlo. Inoltre abbiamo chiesto all'arcivescovo un po' il significato. Cosa pot si poteva dire di più importante, e uso un po' le sue parole, no? Lui ha diviso in quattro punti questo titolo, che a mio avviso ha centrato delle cose veramente significative. Il segreto della gioia. Seminare la gioia nel cuore delle persone amate, ecco la Ma lo bellezza ascolteremo di essere l'arcivescovo. famiglia. Ah, O lo allora ascoltiamo, non ci siamo ascoltiamo. messi Sì, d'accordo, ma va ascoltiamo bene. così commentiamo poi in studio. La gioia di essere famiglia, la bellezza della famiglia è che è un luogo di perdono, è un luogo per ricominciare, è un luogo in cui la speranza non può morire, è un luogo in cui la responsabilità che uno si prende non può essere dimessa per esasperazione. Ecco, la Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie, il segreto della gioia, il senso della vita, la speranza della guarigione. Ma la Chiesa significa anche quella comunità che si impegna ad annunciare questa bellezza dell'essere famiglia, che dice ai giovani, che dice a tutti, cercate il senso della vita, che è soltanto questo, amare ed essere amati. Cercate la via della gioia, che è soltanto questo, prendersi cura della gioia delle persone amate. Ecco, un po' quello che stava dicendo lei. Sì, questa è la parte ultima, perché proprio lui ha toccato appunto il segreto della gioia, il senso della vita, e l'ultima parte ha toccato le ferite, le mortificazioni, le sofferenze. Perciò comunque è entrato nel profondo di Certo. dinamiche familiari. E questo, che sono la parte finale, lui ha usato il termine la speranza della guarigione. Caspita, cioè io mi immagino. Quando dentro, all'interno delle famiglie, ci sono appunto mortificazioni, sofferenze, uno a chi si rivolge se non agli affetti stretti? Ecco, perciò dunque io ringrazio l'arcivescovo per questi punti che ha toccato e ha sviluppato. Certamente. Ecco, abbiamo parlato anche di ferite in questo momento. Quali sono, dal vostro punto di vista privilegiato, certamente sull'istituto familiare, oggi i punti di forza e quelli più deboli? Domanda complessa, vediamo magari trovare qualche spunto di riflessione. Io credo innanzitutto che c'è un punto di forza che è dato proprio dalla elementarietà radicale della domanda che è insita in ognuno di noi, che è quella di essere amati e di amare.
questo è quello che ogni essere umano un po' ha dentro di sé. E in più la famiglia dà risposta a dei desideri che sono radicali. Proviamo a pensare all'attrazione tra uomo e donna, al desiderio di amore tra uomo e donna, al desiderio di futuro nei figli, il desiderio di appartenenza, appartenenza a un luogo, appartenenza a delle persone, appartenenza a dei legami che non ti tradiscono. Se noi chiediamo ai giovani ancora oggi qual è quella mappa dove tu puoi trovare i valori in cui credi, che pensi siano fondanti per la tua vita, la risposta in primo luogo è la famiglia, prima degli amici, prima del lavoro, prima di un futuro sicuro. Ecco, questi sono davvero punti di forza, che però dobbiamo fare attenzione a non trasformare in punti di debolezza. Perché? Perché nel momento in cui c'è una disfunzionalità, che vuol dire essere in una famiglia con violenza domestica, dove il legame è fatto per interessi, dove comunque nonostante tutto l'altro diventa oggetto e strumento per la mia autorealizzazione anziché soggetto in un cammino, certo, per un compimento, allora le cose cambiano. Un altro punto che dobbiamo considerare a livello sociale credo sia il fatto che oggi le famiglie fanno fatica a rimanere insieme. Le rotture, le divisioni, si fa davvero fatica. Qual è la motivazione? Magari si ha anche poca pazienza. Certo, fondamentalmente anche perché la società oggi ti richiede di essere sempre, come dire, sul pezzo. Certo. Quindi di essere sempre da prestazione. Esatto. L'ansia da prestazione anche nella famiglia, se una piccolissima cosa magari non va, se ne fa un dramma, poi è molto difficile, sì, salire le scale della vita, esatto, ma è molto facile scenderle magari rotolando. Penso che sia un'esperienza di tutti. Sì, ecco, sì, il perdono diventa più difficile. Certo. Forse bisogna semplicemente tenere presente questo, che tutti noi siamo persone imperfette che amano in modo imperfetto persone imperfette. Certo. Forse ci si apre. Ecco, io volevo anche segnalare che c'è un sussidio interessante, mi piace molto il titolo, Ricevi questo anello, annunciare con gioia la bellezza dell'essere famiglia. Se si vogliono approfondire, ringrazio la regia, questa è la copertina, se si vogliono approfondire alcuni di questi temi. Lei ha citato il Papa. Cosa significa quando il Papa chiede alle famiglie di farsi missionarie per le vie del mondo? Famiglie in uscita, potremmo dire, per, certo, una chiesa in uscita. Certo, certo, certo. Sì, il mandato è molto forte, perché poi ha usato anche termini: siate il seme di un mondo più fraterno, siate famiglie dal cuore grande, siate il volto accogliente della Chiesa. Dunque ha dato un compito specifico, ma sostanzialmente il suo desiderio nasce sempre dall'Amoris Laetitia, che dice le famiglie devono diventare innanzitutto soggetti di pastorale, no? Allora io nella mia esperienza dico, è chiaro che uno deve innanzitutto ascoltare lo spirito, cosa chiede alla mia vita oggi lo spirito, alla nostra vita coniugale, no? Giocare la nostra libertà sulla figura di Gesù, questo è una maturazione per poi diventare missionari, sì, a nostro avviso, e dunque e poi rischiare nella quotidianità, perché vedete ormai i predicozzi, come dire, non servono più. Oggi paga uno stile che va controcorrente, che viene vissuto nel mondo del lavoro, col vicino di casa, e su questo le famiglie e i coniugi vanno aiutati, nella consapevolezza appunto che possiamo essere davvero strumenti di dono. Il nostro ufficio, almeno noi, questo è il quarto anno, no, che stiamo vivendo questo servizio, e guardi, maturiamo sempre di più quel senso di consapevolezza. E poi un po' quel desiderio di essere un po' profeti. Cioè io dico, come leggo la realtà e come posso costruire la Chiesa del futuro per quello che potremmo fare noi. Però è importante porsi questa domanda. Certo, no? Beh, allora la Chiesa del futuro si costruisce, come dire, entrando, abitando il proprio tempo, no? con coraggio e facendo delle scelte. L'ufficio ha aperto la pastorale dei nonni, che sta dando notevoli risposte. Abbiamo parlato di questi studi, no? So che ha grande successo. Abbiamo aperto dei laboratori per rilanciare i gruppi familiari, i corsi ai nubendi, e poi abbiamo in seno anche qualcosa legato al lutto e alla vedovanza. Ecco, questo ci deve portare proprio nel dire, cavoli, abbiamo delle possibilità, usiamole fino in fondo, no? Certo. Usiamole. Ecco, questo è un po' il desiderio. Il coordinamento
che compito ha all'interno della pastorale familiare della nostra diocesi e con quale significato, diciamo, con quale mission, diciamo, usiamo un termine molto abusato, ma insomma si muove. Il coordinamento fondamentalmente ha il compito di fare da raccordo tra la curia arcivescovile, quindi i referenti diocesani e le realtà locali, che vuol dire che fa sintesi su quello che il territorio porta e dall'altra parte consegnandolo chiaramente alla curia arcivescovile e dall'altra parte porta quanto espresso dai referenti diocesani nelle varie realtà locali, in modo che poi queste possano essere declinate in base alle situazioni specifiche che la realtà locale esprime. Certo. È costituito da vari movimenti, associazioni e realtà che hanno dei carismi, delle specificità proprio legati alle... Quanti siete? Sì. Più o meno stiamo parlando come realtà di un 14-15 realtà, esatto, dove in ogni... Questo è molto importante anche coordinarsi, sì, essere insieme. Esatto, solitamente sono sempre referenti, sono coppie, proprio appunto per vivere anche questa realtà familiare nel concreto. E proprio ogni carisma di ogni associazione, ogni realtà va a individuare quelle situazioni che bene o male ogni famiglia vive proprio nelle varie fasi vita, dai primi anni del matrimonio alla nascita del figlio, le crisi, i momenti difficili, ma anche l'accompagnamento ad esempio ai separati, ai divorziati o che in nuova unione, a chi sta vivendo situazioni di fatica. È proprio è una modalità di lavorare insieme dove c'è una ricchezza e pluralità sì di carismi e di talenti in comunione col nostro arcivescovo, però sempre appunto sapendo bene che uno solo è lo spirito, cioè, ecco. E uno solo l'obiettivo, che sì, è quello di esatto, aiutare le famiglie, soprattutto quelle i coniugi e naturalmente i figli, insomma l'istituto familiare in quanto tale. Lei ha parlato di iniziative messe in atto naturalmente con uno sviluppo temporale ampio, per esempio la pastorale dei nonni, ha citato l'Ordo Viduarum, cioè diciamo anche un'attenzione specifica a chi si trova in situazione di vedovanza, alle vedove, non necessariamente naturalmente inserite in una consacrazione come per l'Ordo Viduarum, ma inserite in una pastorale familiare. Ecco, quali gli obiettivi e le iniziative a breve termine, medio o breve termine? Ma a breve adesso allora, per i nonni abbiamo avuto dei grandi collegamenti nelle tre serate di formazione, 800 link e 1000 nonni, adesso stiamo creando dei punti di riferimento nelle zone pastorali, cioè un nonno, delle coppie diranno chi vuole proseguire in questa formazione hai un punto di riferimento nelle zone e dietro c'è tutto un lavoro di comunicazione, certo, di contatto notevole. Poi abbiamo questi gruppi di lavoro, nel senso, per esempio, il Papa ha fatto uscire questo libretto sul catecumenato della vita matrimoniale, con l'invito che ogni diocesi lo personalizzi, perché è un libro per tutto il mondo. Allora, anche questo, abbiamo la ricchezza di formare dei gruppi di laici, di sacerdoti, c'è anche una suora religiosa, lo stiamo studiando, elaborando, per poi proporlo alla diocesi, no? E si sta lavorando. Poi abbiamo detto, caspita, ma i gruppi di spiritualità familiare sono sempre stati un po' l'architrave di tutta la pastorale familiare, vanno rilanciati. Allora un gruppo si è messo al lavoro e faremo delle proposte. In ultima analisi, quella sui giovani sposi. Sui giovani sposi anche qui c'è una riflessione seria, perché non è equivalente a un gruppo familiare, ma vanno seguiti, ecco. Perciò laboratori che richiedono energia, tempo, studio, ma troviamo una grande disponibilità. E questo per noi è molto incoraggiante. E poi tutto il coordinamento si mette in gioco. Tutto il coordinamento. Quindi vi ringraziamo. Io ricordo anche per invece iniziative proprio già sul campo e a brevissimo termine, il convegno di Anania del 4 febbraio, coltivare fiducia per generare accoglienza, e il 5 febbraio, 45esima giornata nazionale per la vita, la morte non è mai una soluzione. È chiaro che tutto si lega, la famiglia, siamo all'interno della settimana dell'educazione, lo sapete, la giornata per la vita, il convegno tradizionale storico di Anania, insomma, tanto tutto. Voglio concludere questa prima parte
facendo rivedere le immagini di quel momento magnifico in Piazza del Duomo con Family, certo, diciamo il nostro Family ambrosiano, certo, dell'incontro mondiale, si era tenuto a livello diocesano e poi invece con dei delegati a Roma, ma è stato un momento meraviglioso. Se dovesse definirlo in una parola. Un grande momento di gioia e di festa che ha rincoraggiato sulla buona strada del Vangelo. Secondo lei? Che non siamo da soli. E si è visto che non siete da soli, perché c'ero anch'io ovviamente, ma dal punto di vista professionale, e devo dire che è stata, a parte l'arcivescovo col cappellino verde, ma a parte questo, ma è stato simpatico. Un momento veramente bello con tante associazioni di diversa espressione, di diverso carisma, come diceva lei. Le tre piazze di accoglienza. Le tre piazze di accoglienza, vediamo il vicario episcopale di settore, Don Maria Antonelli, ecco. Vediamo anche lei, sua moglie. Quindi insomma è stata una festa di popolo, devo dire la verità, c'erano bambini piccolissimi, nonni, i nonni. L'arcivescovo ha consegnato quel suo messaggio, quella sua lettera per i nonni proprio ieri l'altro, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, al decanato Barona Giambellino c'era una fila veramente lunghissima di nonni nel santuario Santa Rita, mi piace dirlo perché è certamente anche per vostro merito. E quindi per i nonni diciamo che alla fine a giugno ci sarà un pellegrinaggio a Mesero per loro. Mesero, Santa Gianna programma, Beretta Molla. Non sto a elencare il programma, ci sarebbero ma le feste delle zone, ecco, c'è tanta carne nel fuoco. Fra l'altro il centenario di nascita di Santa Gianna Beretta Molla. E allora grazie a Paolo Zambon, corresponsabile del Servizio Diocesano per la Famiglia, e a Simonetta Perelli del Coordinamento Diocesano della Pastorale Familiare. Vi riavremo certamente con noi, grazie, perché siete, posso dirlo, fra i servizi che si muove di più diocesano. Bene, grazie. Va grazie bene a voi. Ora ci grazie lasciamo, abbiamo concluso la nostra prima parte, ma torniamo insieme con un tema doloroso ma insieme interessante di speranza, che è quello della Shoah, del ruolo della Chiesa e di come affrontare il passato senza ideologie. A tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, abbiamo detto, adesso parliamo della Shoah, siamo nel momento della giornata internazionale della memoria, il 27 di gennaio, domani per chi ci ascolta in diretta di giovedì, e poi a Milano c'è la commemorazione della deportazione degli ebrei da Stazione Centrale, dal famigerato binario 21, che ora è diventato quella meraviglia che è il memoriale della Shoah. E questo verrà commemorato, ma ne parleremo, il 30 gennaio, proprio nel giorno in cui vennero deportati gli ebrei milanesi. Allora è con noi il professor Agostino Giovagnoli, che ringrazio. Benvenuto, sono particolarmente lieta della sua presenza e mi permetta di dirlo anche onorata, che è ordinario di storia contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, storico molto noto, autore di moltissimi saggi. Ecco professore, abbiamo detto la Shoah, una ferita sempre aperta, però non possiamo dimenticare che i testimoni oculari, coloro che l'hanno vissuto sulla propria pelle, stanno scomparendo per motivi ovviamente anagrafici, di età. Liliana Segre, e non fa mistero, ha 92 anni, si avvia ai 93, quindi è sempre più importante ricordare come si fa il memoriale della Shoah. Assolutamente sì, la memoria è molto importante, e direi più il tempo passa più questa memoria è importante, perché naturalmente per le giovani generazioni si tratta di eventi che diventano sempre più lontani, ma proprio per questo non devono essere dimenticati. Da questo punto di vista, in effetti, la graduale scomparsa per motivi anagrafici dei testimoni è certamente una perdita, perché la memoria della Shoah non è semplicemente il ricordo storico di un evento, che pure è importantissimo, ma è anche la trasmissione di una vicenda tragica che deve incontrare anche la reazione umana, affettiva, morale di coloro che ne vengono a conoscenza. Ecco perché questa trasmissione della memoria è molto importante, ed è anche importante che possa essere affidata a dei luoghi che sono così evocativi, come appunto il memoriale della Shoah, perché questo permette a chi entra in questo luogo in qualche modo di rimmergersi
nel clima, nell'atmosfera, nella situazione, nella soggettività, diciamo, di coloro che, come Liliana Segre, che allora era adolescente, che stiamo vedendo proprio in queste immagini. Ecco, diceva. Sì, appunto, dico, entrare in qualche modo in questi luoghi, il memoriale di Milano, altri luoghi in altre città europee, sono importanti proprio perché se non c'è più il testimone che può trasmettere con la sua voce, con le sue emozioni, quello che ha vissuto, almeno questi luoghi permettono in qualche modo di calarsi nel vissuto di quello che è accaduto. Sì, stiamo proprio vedendo le immagini di una visita dell'Arcivescovo di Milano, l'abbiamo visto insieme a chi lo accompagnava, d'eccezione proprio la senatrice a vita Liliana Segre, dentro il memoriale che, per chi non lo sapesse, sorge laddove c'era nel sottosuolo Binario 21, perché non si doveva nemmeno far vedere naturalmente che queste povere persone venivano deportate. Chi non lo conosce ci vada, è bellissimo il memoriale, appunto presso Stazione Centrale, tantissime le attività, oltretutto trovate tutto su internet, molte cose, anche didattiche per i giovani. Questo aver visto l'Arcivescovo mi richiama anche a quello di cui vorrei parlare con lei, il ruolo della Chiesa. Si parla di silenzio, ovviamente si parla del papato, si parla di Papa Pacelli, Pio XII, un libro è stato proprio dedicato recentemente, presentato presso la Fondazione Corriere della Sera, dello storico Andrea Riccardi, al silenzio di Pio XII, vero o presunto. Anche lei era fra i relatori di grande prestigio, ecco, e vi era anche la senatrice Segre e l'Arcivescovo di Milano. Se lei dovesse definire questo silenzio, prima di tutto diciamo, il silenzio c'è stato o è una lettura ideologica, lei che ha potuto frequentare tanto gli archivi vaticani, anche i più riservati? Il silenzio c'è stato e da questo punto di vista il libro di Andrea Riccardi in qualche modo chiarisce. Dopo una lunga polemica cominciata con il vicario di Occult nel lontano 1963, in cui si sono poi moltiplicate le accuse a Pio XII di essere dalla parte di Hitler, c'è stato proprio un volume per esempio intitolato Il Papa di Hitler, e a cui ha risposto a questa polemica l'apologetica cattolica negando i silenzi del Papa. In realtà bisogna invece riconoscere il silenzio, anzi Riccardi parla dei silenzi perché in realtà il Papa in qualche modo ha taciuto anche riguardo altre grandi tragedie come quella della Polonia, dei cattolici polacchi, e tuttavia questi silenzi vanno capiti, vanno compresi, vanno collocati, tanto che lo stesso Pio XII, questo è uno degli aspetti secondo me più importanti sottolineati nel libro di Andrea Riccardi, lo stesso Pio XII si interroga, chiede ai suoi collaboratori, incontra a un certo punto il nunzio Roncalli, il delegato apostolico Roncalli, e gli chiede: ma che si dice del mio silenzio? Dunque il Papa era tormentato da questa scelta dei cui limiti si rendeva conto, ma che nelle circostanze della guerra gli sembrava la più giusta, la più opportuna, forse anche quella che oltre a salvare molti cattolici avrebbe forse potuto aiutare anche gli ebrei. Certo, è una questione che è giusto discutere, è un problema aperto, ma va collocata, come fa Riccardi, nel contesto storico, nella problematicità dell'epoca. Ecco, lei ha parlato di silenzi oggettivi che ci furono, che però devono essere ben compresi. Oltretutto il Papa probabilmente intuiva che se avesse vinto il nazismo non ci sarebbe stato scampo per la Chiesa, un atteggiamento che lei proprio nel contesto di quella presentazione del volume dello storico Riccardi ha definito con due, diciamo, atteggiamenti, due realtà diverse che caratterizzarono Pio XII. Esiste una neutralità, ma esiste anche qualche cos'altro? Sì, io credo che va capito anzitutto il problema complessivo della guerra, l'atteggiamento di Pio XII rispetto al problema complessivo della guerra, prima ancora che scoppiasse, cioè
che cosa fare di fronte a una guerra così tragica che coinvolge tanti paesi. Ecco, la scelta di Pio XII, la scelta della Chiesa Cattolica è quella dell'imparzialità. È una scelta che aveva già fatto Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale, che vuol dire non schierarsi per questo o per quell'altro combattente. Ed è una posizione, io credo, molto comprensibile, cioè, di fronte alla guerra, ripeto, nel senso che si sposa all'invocazione della pace. Qui il problema non è stare da una parte o dall'altra, qui il problema è non far scoppiare la guerra oppure farle finire il più presto possibile. E io credo che anche oggi, di fronte a quello che succede tra Russia e Ucraina, ci rendiamo conto che questa è una posizione che ha una sua forte motivazione. Dopodiché però poi le cose si complicano, ogni guerra porta degli elementi terribili, la Seconda Guerra Mondiale più di tutte le altre. A quel punto l'imparzialità può diventare un legame, perché Pio XII si rende conto che se condanna apertamente Hitler e il suo modo di gestire la guerra, qualcuno gli dirà: ma allora perché non parli anche dei crimini dei comunisti, dell'Unione Sovietica? Ma questo avrebbe messo in difficoltà gli Stati Uniti, alleati dell'Unione Sovietica. Dunque ci sono delle ragioni, ripeto, forti per l'imparzialità, a cui il Papa cerca in qualche modo ai cui limiti il Papa cerca in qualche modo di reagire, appunto senza neutralità, moltiplicando gli sforzi caritativi, salvando tante persone, comprese anche molti ebrei. Certo però che nel tempo questo diventa anche un po' una gabbia, nel senso che di fronte all'enormità della Shoah forse si sarebbe dovuto cambiare i criteri di giudizio. Ecco, questo è il problema. Alcuni in Vaticano dicono: ma questi ebrei sono esagerati. Giustamente Riccardi commenta: ma no, era esagerata la situazione, nel senso che quello che stava avvenendo era incomparabile, era qualcosa di assolutamente nuovo, di mostruoso, e quindi avrebbe forse richiesto altri criteri, ma si capisce che non era facile certo trovare la strada giusta in quel contesto. Indubbiamente. Lei ha citato la generosa accoglienza, ospitalità data per esempio agli ebrei romani e non solo, nei vari conventi, monasteri, molte migliaia di persone sono state salvate in questo modo. Assolutamente sì, a Roma si calcola circa 4.000 persone, ma forse sono 4.000 ebrei, forse sono stati anche di più, i conventi, i monasteri, i seminari si sono aperti, sono stati difesi gli ebrei, questo è costato anche perché le squadracce fasciste, ma anche i tedeschi che occupavano Roma dopo l'8 settembre erano consapevoli di tutto ciò e quindi facevano pressione sulla Chiesa. Quindi è stata, come dire, un'accoglienza che è costata molto, quindi non è stato, come dire, una carità facile, tutt'altro. No, certo. Insomma. Va bene, adesso ci fermiamo per qualche momento, ma torniamo insieme al professor Giovagnoli per continuare a parlare di questo tema così importante. A tra pochissimo, restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, ricordo con noi, collegato via Skype, il professor Giovagnoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Stiamo parlando di Shoah e nello specifico anche del ruolo dibattuto, si è scritto moltissimo su questo tema, della Chiesa di fronte al silenzio. E allora vorrei subito farvi ascoltare un brevissimo stralcio della senatrice Segre, che ha conosciuto Pio XII e che così lo descrive. Un uomo assolutamente tormentato, e c'è una fotografia di Pio XII, il Papa ieratico con le braccia aperte, che benedice il quartiere di Roma che ha avuto il bombardamento. E io mi ricordo quando ho visto quella fotografia ho detto: ma con le braccia aperte, davanti alla locomotiva del 16 ottobre, giorni dopo il 16 ottobre, non avrebbe fermato il treno, non avrebbe fatto un gesto che sarebbe stato indimenticabile per tutto il suo papato e per gli altri che hanno fatto il suo stesso, non dico cammino, ma al soglio pontificio.
Non sarebbe stato un Papa santo, indimenticabile, umano, meraviglioso, e non avrebbe fatto pace con se stesso? E non sarebbe stato un urlo davanti all'oppressore invece del silenzio? Io l'ho incontrato nell'autunno del 1945, udienza privata, cercavo mio papà, mi sono rivolta addirittura al Papa per cercarlo, inutilmente perché le notizie non le ho avute, però ho ricordato quell'incontro tutta la vita, perché Pio XII era una figura estremamente interessante, un uomo inquieto, un uomo tormentato, occhi come due fessure che cercavano di trovare pace. Spero per lui che l'abbia trovata. Ecco, ha sentito questo ricordo, l'immagine è famosa, l'abbiamo fatta, diciamo, vedere. Papa Pacelli nel quartiere San Lorenzo, appena bombardato, tra l'altro col suo sostituto di segreteria, il Vescovo Montini. Ecco, se si fosse messo con le braccia aperte davanti ai treni che deportarono dopo la razzia del ghetto di Roma il 16 ottobre del 43, la storia sarebbe stata diversa. Questo non lo sappiamo, ma probabilmente sì. Però io credo che vada capito Pio XII. Io non credo Pio XII avesse paura personalmente. Ci si aspettava da un momento all'altro che i tedeschi, che controllavano tutta Roma, invadessero il Vaticano e forse anche portassero via il Papa, lo imprigionassero, lo portassero in Germania. Era un'ipotesi contemplata, ma non era questo il vero problema. Il vero problema per Pio XII era quello di mantenere in qualche modo aperto un dialogo per evitare guai maggiori, ma non a se stesso, ma ai cattolici tedeschi, per esempio, ai cattolici polacchi e anche agli stessi ebrei, perché in qualche modo, visto nella prospettiva di Roma, lo strano equilibrio che si è creato in quei mesi, come abbiamo già detto, ha permesso di salvare alcuni ebrei. Nella visione del Papa questo poteva anche realizzarsi su scala più ampia in Europa, almeno salvarne alcune migliaia e così via. Forse è stata una scelta giusta, forse è stata una scelta sbagliata, chi può dirlo? Certo non era nella condizione di un vescovo che nella sua città in qualche modo può compiere dei gesti senza dover pensare a degli equilibri mondiali, come invece era il problema di Pio XII. Certamente questo vuol dire anche, come ha detto prima lei, capire in che temperie ci si trovava. Il Papa certamente viveva questo dramma anche interiore, lo ha detto Liliana Segre, un uomo tormentato, probabilmente sarà stato accompagnato tutta la vita poi da questo tormento anche nel dopoguerra. E qui veniamo a uno dei problemi, d'accordo, tacere o perlomeno mantenere un atteggiamento che aiutasse in qualche modo gli ebrei stessi, senza però danneggiare nel contempo i rapporti internazionali, ma dopo la guerra perché il silenzio? E questo c'è stato, è indubitabile. Questa è una domanda importante, perché la guerra è terribile ed è continuamente di una situazione che sfugge anche di una comprensione chiara delle sue dinamiche. Ma dopo la fine della guerra, non avrebbe potuto la Chiesa assumere almeno il ricordo, la denuncia di quello che è accaduto? Anche qui va capito il contesto, naturalmente, perché se ricordiamo bene, gli anni del dopoguerra sono stati anche gli anni di un rifiuto da parte un po' di tutti di accettare l'enormità di quello che è successo. Il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, del 1947, fu rifiutato dall'editore Einaudi e fu poi pubblicato solo 10 anni dopo proprio da Einaudi, ma quindi c'era una rimozione.
Tuttavia bisogna dire che nel caso dei cattolici pesava anche una tradizione, purtroppo, di antigiudaismo, per cui riconoscere la grandezza della tragedia che aveva colpito gli ebrei urtava contro un antico pregiudizio che in realtà poi si è sciolto progressivamente con Giovanni XXIII, il Concilio e tanti passi successivi. E quindi questo, diciamo così, silenzio, tra virgolette, del dopoguerra, in un certo senso resta la cosa più difficile da capire e da accettare, perché proprio ci troviamo in una situazione ormai in cui il Papa poteva parlare liberamente. Io vorrei anche ricordare la Chiesa ambrosiana in tutto questo ha fatto la sua parte col cardinale Schuster e uomini straordinariamente coraggiosi, quelli che Monsignor Giovanni Barbareschi, purtroppo anche lui scomparso, molto anziano, chiamava e ha chiamato in un famoso libro ribelli per amore, preti che si sono messi loro in gioco, che sono stati talvolta anche torturati, che sono stati imprigionati, penso solo a Don Carlo Gnocchi, un nome per tutti, ma se ne potrebbero fare veramente tanti. Lo stesso Monsignor Giovanni Barbareschi, allora giovanissimo Don Giovanni Barbareschi. Ebbene, lei ha potuto, come ho detto prima, frequentare gli archivi vaticani per molti anni, è fra i pochi storici che hanno potuto avere accesso all'archivio segreto. Ma esiste questa famosa enciclica scomparsa di Pio XI in cui si dice avrebbe dovuto, sarebbe contenuta in questa enciclica la denuncia dell'antisemitismo, la denuncia del nazismo, proprio della politica razziale. Ricordiamo che Pio XI muore improvvisamente alla vigilia del 10° anniversario dei patti lateranensi, e quindi stiamo parlando del 10 febbraio del 1939. Esiste questa enciclica? Sì, l'enciclica esiste, o meglio, esistono delle stesure preparatorie, perché il Papa aveva dato incarico ad alcuni gesuiti, soprattutto a un gesuita americano, di stendere un testo di questa enciclica. Dunque il Papa voleva pubblicare questa enciclica. In realtà questi testi sono molto chiari nel condannare il razzismo nel senso proprio della discriminazione in base alle razze, al colore della pelle e così via. Qui si vede la sensibilità di questo gesuita americano, un po' meno chiare nel condannare l'antisemitismo. In ogni caso erano testi preparatori che il Papa sicuramente avrebbe riletto, corretto e così via, e con ogni probabilità alla fine pubblicato. Se non che questi testi furono in qualche modo trattenuti. Il generale gesuiti Ledochowski ritardò la trasmissione al Papa, era contrario a queste enciclica, anche se poi durante la guerra cambiò un po' il suo atteggiamento, specie riguardo agli ebrei. Quindi arrivò sul tavolo del Papa, se arrivò, quando ormai il Papa era proprio molto grave, molto malato e stava appunto per morire, come lei ha ricordato. Ecco, stiamo vedendo delle immagini in questo momento proprio del cardinal Schuster, che lo ricordo solo, non abbiamo purtroppo tempo. Il 13 novembre del 1938, prima domenica dell'avvento ambrosiano di quell'anno, pronunciò questa omelia: il razzismo un'eresia anticristiana e antiromana. L'Italia la pubblicò integralmente in prima pagina e il direttore per questo perse il posto. Da allora parte una campagna di denigrazione di Schuster e dei preti ambrosiani, riconosciuti in carte private, carteggio privato di Mussolini con il federale di Milano, come un nemico giurato del fascismo. Questo lo volevo dire. Comunque, se volete approfondire, stasera nella Chiesa nella Città, oggi dopo il telegiornale, c'è proprio un approfondimento dedicato anche a questa omelia del cardinal Schuster. Concludiamo brevemente con un'immagine bellissima, il tram della memoria. Il tram della memoria che cos'è? È un tram di Milano che è stato rivestito della livrea Memoriale della Shoah, binario 21. È della linea numero 9, cittadina, e mi sembra un segno bellissimo. Credo che lei, professore, anche se è milanese di adozione, sarà d'accordo con me. Assolutamente.
Va bene, io ringrazio molto e ringrazio il professor Giovagnoli che da par suo ci ha parlato di questo tema su cui rimarrei per ore. Davvero grazie, docente, lo ricordo, grazie ordinario di storia contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. E in conclusione vi ricordo lunedì 30 gennaio la comunità di Sant'Egidio, come sempre, la comunità ebraica di Milano, il memoriale della Shoah ricorda la deportazione dalla stazione di Milano alle ore 18, memoriale della Shoah in piazza Sraffa. Grazie per averci seguito, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Arrivederci, ciao.